Questo video è dedicato a una canzone dei Modena City Rambler, che si intitola Canzone dalla fine del mondo. Comincio subito con la ritmica perché vorrei utilizzare questa canzone per suonare una ritmica un po' particolare, affrontare una ritmica un po' particolare, non frequentissima nelle canzoni, anche se non è unica, diciamo, di questa canzone. Esistono un certo numero di brani con, secondo me, questa ritmica, o meglio, accompagnabili con questa ritmica, secondo me, con una certa efficacia. Facciamo il solito Mi minore, a cordiera libera, praticamente senza capotasto, senza nessun altro dispositivo, diciamo così. Facciamo un Mi minore e la ritmica è. Facendola lentamente abbiamo, diciamo, potremmo indicare questa pennata come un ottavo e quattro sedicesimi, oppure potremmo anche fare, ad esempio, un quarto e quattro ottavi, dipende dalla rapidità con cui poi le figure ritmiche vengono eseguite. Perché questa ritmica consiste in pratica in una pennata discendente, poi si torna sopra all'inizio della corriera nel Mi basso e si fanno quattro pennate alternate. D'accordo? Molto, direi abbastanza semplice come struttura. Questa è in pratica la ritmica, sempre, ripeto, con un Mi minore. È abbastanza semplice da spiegare, più difficile farla con una certa rapidità come richiesto dalla canzone. Questa è più o meno la rapidità richiesta da questo brano. Devo anche dire, aggiungo, per esempio, si può fare un po' di esercizio con questa ritmica utilizzando ad esempio due accordi abbastanza semplici, o meglio che io spero siano abbastanza semplici, per esempio un La maggiore e un Mi minore. Cominciamo con il La maggiore, facciamo due di queste serie di pennate, quindi chiamiamole due battute, tanto per intenderci, anche se non sarebbe proprio così, però chiamiamole due battute, indichiamo con una battuta questa serie di accenti suonati sulla cordiera, d'accordo? Indicherò con una battuta questa serie di accenti, quindi facciamo due di queste serie di accenti per ogni accordo. Attenzione che bisogna cambiare con la pennata discendente singola, chiamiamola così, con l'ottavo discendente singolo, poi ci sono i quattro sedicesimi. Quindi facciamo un La maggiore. E a questo punto cambiamo, facciamo il Mi minore. Qui cambiamo, facciamo il La. Mi minore. La. Mi minore. D'accordo? Ecco, possiamo fare questi due accordi. Accordi abbastanza semplici da utilizzare come esercizio per prendere confidenza con questa ritmica. Potrebbe essere anche un La minore, un Do, è per persone che hanno cominciato da poco a suonare la chitarra. Ripeto, bisogna fare un po' di esercizio perché questa pennata, se non la si conosce, se questa ritmica, se non la si è mai usata, non è propriamente facilissima, non credo sia facilissima. Non credo neanche, ovviamente, che sia impossibile, perché se no non avrei fatto questo video. Detto questo, esaminando gli accordi della canzone da un punto di vista ritmico, abbiamo una particolarità in questo brano. Una particolarità che non è soltanto il fatto di avere degli accordi che solitamente durano due battute, cioè due di queste serie di accenti, di queste serie di pennate. Abbiamo però anche degli accordi che durano quattro di queste serie di pennate o anche addirittura sei serie di pennate. Ma questo non dovrebbe essere particolarmente complesso.
Diciamo che un pochino più difficile risulta una coppia di accordi che hanno una divisione un po' particolare in battute con questa ritmica. Abbiamo un Sol maggiore e un La maggiore. Il Sol è di tre battute. E il La è di una. E poi ho fatto un Re come accordo che arriva subito dopo il La in pratica. Questo è un po', diciamo, forse la difficoltà maggiore nell'accompagnare questa canzone, questo brano. Perché abbiamo, ripeto, un Sol maggiore con tre battute, una, due, La maggiore 1, Re subito dopo, che di solito può essere di 6 o di 4 battute, Re maggiore. Questa è un po' una particolarità che può mettere in difficoltà nell'esecuzione di questo brano. Se una persona trovasse particolare difficoltà a fare questo passaggio di accordi, posso suggerire ad esempio di mantenere il Sol lungo, cioè invece di fare un Sol con tre battute e un La con una battuta sola, fare un Sol di quattro battute. Non dovrebbe suonare proprio in maniera orripilante, in maniera terribile, e se è utile per imparare a suonare un po' la chitarra e se è utile per tentare di prendere confidenza con questa ritmica, si può, per esempio, a un'esecuzione iniziale del brano, si può fare in questo modo, si può utilizzare questo espediente. Quindi invece di fare un Sol 3, un La 1, fare un Sol 4 e ignorare il La maggiore. Poi passare direttamente al Re. Ecco, suggerito questo, diciamo, espediente, questa opportunità, direi che possiamo passare agli accordi, anche se gli accordi sono decisamente non difficili. Ecco, gli accordi sono tutti accordi al pettine, tranne uno in particolare che è un Si minore, che è molto, io direi che è uno degli accordi forse più semplici, se non il più semplice da imparare all'inizio quando si comincia a suonare la chitarra e si comincia ad esplorare, gli accordi cosiddetti in barré, cioè con l'indice che deve prendere tutte le sei le corde. Il Si minore in particolare è questo, si tratta di un La minore, La minore con le dita senza l'indice, sostituendo la normale diteggiatura, questa diteggiatura, con questa diteggiatura. Quindi mettere il dito medio nel primo tasto del Si, l'anulare nel secondo del Re, della corda di Re, e il mignolo nel secondo tasto della corda di Sol. D'accordo? Ecco, questo La maggiore va spostato verso la cassa armonica di uno e due tasti in modo tale che l'indice vada al secondo tasto, prendere tutte le corde al secondo tasto. E questo è un Si minore. Gli altri accordi sono molto semplici, sono un Re, un Sol, un La. Ecco, questi sono gli unici accordi di tutta la canzone, oltre al Si minore, quindi non ci sono delle cose particolarmente, degli accordi particolarmente impegnativi. La parte impegnativa, ripeto, secondo me è la ritmica. Detto questo, posso semplicemente aggiungere il fatto che nel finale della canzone c'è una lunga coda solo strumentale, che si conclude con un Sol con quattro battute, quattro volte la ritmica che ho cercato di illustrare prima, quattro volte, le ultime due volte, diciamo, si rallenta, e poi si fa un Re finale con una sola pennata discendente. D'accordo? Questa è l'unica, in fondo, piccola difficoltà aggiunta a questo brano. Per il resto non vedo altre particolarità che possano mettere in difficoltà, se non, ripeto, la rapidità di esecuzione della pennata, della ritmica. Detto questo, adesso passerò a accompagnare il brano originale dicendo gli accordi. Dirò naturalmente gli accordi
che hanno una durata di due battute, non dirò soltanto l'accordo senza aggiungere altro. Mentre avviso quando ci sono degli accordi che durano quattro battute, sei battute, o anche quando ci saranno gli accordi, la coppia di accordi sol con tre battute e la con una sola battuta. D'accordo? Ecco, io di solito aggiungo questo piccolo particolare perché ci sono video che ci sono molti, i miei video di solito sono fatti con questa metodologia. Io dico gli accordi cercando di anticiparli e accompagno il brano originale. Dico gli accordi cercando di anticiparli perché chi suona questo brano, chi vuole provare a suonarlo insieme a me nel video, può avere la possibilità di suonare gli accordi senza dover guardare uno spartito, o comunque un foglio di carta su cui viene scritto di solito il testo e gli accordi, non certo una grafia pentagrammata. Questo permette alle persone che cominciano a suonare la chitarra di avere un grosso aiuto, perché di solito c'è un periodo piuttosto problematico iniziale quando si comincia a suonare la chitarra, in cui è ben difficile riuscire a suonare gli accordi senza guardare dove si mettono le dita, soprattutto della mano sinistra, sulla tastiera del manico. Se c'è qualcuno che dice gli accordi un attimo prima che l'accordo arrivi nella ritmica e nella successione della canzone, di solito ho visto che le persone riescono a suonare il brano con una certa semplicità, perché non riescono, ripeto, all'inizio si fa fatica a leggere uno spartito e contemporaneamente a suonare senza guardare dove si mettono le dita. Per questo motivo, ripeto, ho trovato questo sistema che non è proprio facilissimo per me, infatti ci sono brani in cui fare questa operazione sarebbe per me piuttosto difficoltosa se non impossibile, però di fare questa, di utilizzare questo sistema per aiutare appunto le persone che cominciano a suonare la chitarra e che hanno questo momento un po' difficile. Perché appunto si fa fatica a guardare un foglio di carta e contemporaneamente suonare senza guardare le dita. Detto questo, ripeto, adesso l'accompagnerò il brano originale come al solito. Da alcuni anni, aggiungo solo questo, da alcuni anni ho scoperto, perché mi hanno appunto contattato un certo numero di persone che sono non vedenti, che trovano in questo mio sistema un mezzo per riuscire a ottenere questo risultato, cioè di poter suonare senza avere la possibilità, purtroppo per un non vedente, di scorrere con lo sguardo uno spartito. Detto questo, ripeto, avviserò soltanto quando gli accordi hanno delle durate che sono diverse da quella di due battute, che è quella più consueta in questa canzone. Adesso faccio partire il brano originale, ricordando che comincia con un re di quattro battute. Ecco l'originale. Sol, si minore, re. Sol 3, la 1, re 6. Si minore, sol, re 4. Sol, La, Re 4, Si minore, Sol, Re, Sol 3, La 1, Re 4, Sol, La, Re 4, Si minore, Sol, Re 4, Sol, La, Re 4, Si minore, Sol, Re, Sol 3, La 1, Re 6, Sol, Si minore, Re, Sol 4,
La, Re, Qua, Sol, Si minore, Re, Sol 3, La 1, Re 6, Sol, Si minore, Re, Sol 3, La 1, Re 6, Si minore, Sol, Re 4, Sol, La, Re 4, Si minore, Sol, Re, Sol 3, La 1, Re 6, Sol, Si minore, Re, Sol 4, La, Re 4, Sol, Si minore, Re, Sol 3, La 1, Re 4, Sol, Si minore, Re, Sol 4, La, Re 4, Sol, Si minore, Re, Sol 4, Re 4, Sol, Si minore, Re, Sol 4, La, Re 4, Sol, Si minore, Re, Sol 4, rallentando, Re. E qui finisce questo brano dei Modena City Rambler. Spero che aiuti a imparare a suonare la chitarra, anche perché c'è questa ritmica che non è proprio frequentissima nelle canzoni.